Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Overwatch 2. Io sono sempre GlacialSphere e in questo video proveremo Kiriko, il nuovo campione, credo sia il nuovo campione, aggiunto con Overwatch 2, questa sorta di ragazza volpe, di cui adesso leggiamo le abilità. Offuda di cura, o Offuda di cura. Incanali un'ondata di talismani curativi che inseguono gli alleati bersaglio. Con l'uno? Ah no, col tasto sinistro, giustamente. Poi Kunai, un proiettile da lancio che infligge danni critici aggiuntivi. Poi, maiuscolo, ti teletrasporti direttamente da un alleato, niente male. E lanci un portafortuna protettivo per rendere gli alleati momentaneamente invulnerabili e purificarli da buona parte degli effetti negativi, niente male. Ultra, scatto Kitsune. Evochi lo spirito di una volpe che scatta in avanti, accelerando la velocità di movimento. E nel frattempo possiamo anche andare, giustamente. La velocità d'attacco e i tempi di recupero degli alleati presenti sulla tua scia. Ok, arrampicata. Spazio permette di scalare leggermente muri e strutture. Perfetto. Si cura automaticamente nel tempo. Quindi, diamo i talismani a lei. Noi ci dobbiamo curare, in teoria. Allora, vediamo un po' come funziona, eh. Vabbè, continuiamo a curare noi. Non deve morire nessuno sotto il nostro controllo, a parte noi, praticamente. Dai, continuiamo a rimanere nelle retrovie, a curare tutti. Il fantastico gameplay del sapo. Poi il danno del coltello non è niente praticamente. Protezione. Ok, la E devi proprio lanciarla. E niente, Mercy è andata. E la E ha un bel tempo di ricarica, eh. Andiamo di ultimate. Niente, siamo morti. Appena siamo partiti con la ultimate è uscito il soldato e ci ha ammazzati tutti. Perfetto. Con la sua di ultimate, tra l'altro. Giustamente, no? L'aimbot fa sempre comodo. Mi sono leccata le ferite. Andiamo. Mente sana in corpo sano. Ok. Non abbiamo più un tank davanti. È inutile uscire qui, ragazzi, però. È inutile uscire. È letteralmente inutile uscire. Cosa cazzo sei uscita, Mercy? Non abbiamo danni comunque, ragazzi. GG per questa partita, ma mi sa che è un'altra di quelle totalmente sbilanciate. Non abbiamo danni, non abbiamo modo di fare un cazzo di niente. Infusa di luce. Protezione. Niente, ho provato a curarla, ma se n'è andata in culo. Ah, ok, posso continuare a far così per fare un po' di danni. Sono qui. Ok, ho usato il teletrasporto per evitare i colpi da ultimate di Diva. No, devo curarti, dai. Devo continuare a curare la gente. Beh, io ho molto più valore come champion usando la... usando le cure, eh. Piuttosto che provando a fare danno. È palese questa cosa. No, meglio curare. What? Vabbè, quando però qualcuno viene one-shottato, c'è poco che qualcuno possa fare, c'è poco che possa fare io. Ok, preso l'obiettivo A. Io devo portare, immagino, no? Ma c'è qualcuno che va avanti?
Aia. Che attacca. Curiamoci un po'. È soldato che attacca da dietro. Ultimate, niente. Difficile. Forse con la ultimate ho aiutato. Ho aiutato il tipo. Vediamo. Non lo so sinceramente. Posso teletrasportarmi di grazie? Quanto ha il TP di ricarica? Ma nemmeno tanto. Gentile come una pioggerella. Gentile come una pioggerella, avete capito? Devo stare attento a non farmi colpire io che sono fragile, fragilissimo. E poi... Perfetto. Ah, ho cercato di trasportarmi via incontrando un alleato, però non ce l'ho fatta. Come sempre l'aimbot colpisce ancora. Cioè sono morto praticamente solo per l'aimbot di soldato. Wow. Divertente. Allora. Come va? Ti riesci a fare qualcosa in questo team? O devo andare avanti io che sono support? Ecco, curato. Sì, ma sto support davvero fa zero danni comunque. Cioè, capisco che il support non debba fare troppo danno, però così mi sembra un po' eccessivo. Devo curare, devo curare. Fa danno solo se prendi in testa qualcuno con il pugnale. Altrimenti zero danni. Ma dai, è morto. La E la uso un po' a caso effettivamente, devo usarla meglio. Chi è che fa tutti questi danni? Scusatemi. Lascia che ti riequilibri. Come va? Vai. Il mio regalo per te. Sono con te. La finiamo. Vai, 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 vai. Vai, ma troppi danni. Ho solito a curarla. E poi siamo qui in due a cercare di curare le persone. E non ci riusciamo. Niente, ci hanno disintegrati. Moira ci ha uccisi tutti, scusami. Allora. Sincero, questo nuovo champion non mi sembra particolarmente forte, devo dirti la verità. Di support che fanno una marea di danni e più curano come delle bestie, come Moira, ci sono, e questo non è proprio il massimo. Cioè, per far danno davvero devi pregare Cristo che la gente stia ferma. Senti, colpire questo coso è tipo impossibile. Guarda, poi non fai danno, quindi boh. C'è anche nel... fortuito caso in cui lo colpisci, se non lo prendi alla testa, boh, togli tipo un ottavo di vita a uno come soldato con uno squishy, quindi non ha molto senso. Ecco, ho potuto teletrasportarmi da qualcun altro. Il teletrasporto è interessante come abilità, però insomma sarebbe potuto essere molto meglio questo coso, eh. Molto meglio. Ci penso io a te. Dai. È morto qua. Ah, ma dai, ma che palle, ma continuano a morire i nostri. Attenzione, siamo meno di loro. E poi ci sono sopra.
Io continuo a curarti, però. Più di così è un po' difficile. Se poi vai in fascia tre nemici e sei uno squishy, non sei manco un tank con un mega scudo. Vedete, ho colpito McCree, cosa gli ho fatto? Niente. Ci penso io a te. Grazie della sistemata. Anche qui qualcuno l'ho colpito, ma boh. Dove l'ha tirata? Oh, raga, sto curando. Se poi i miei tizi non fanno danno, non è colpa mia. Sotto la mia protezione. Io per tenerli in vita, figa, li sto tenendo in vita. E muore va soldato, incazzatissimo. Potete uccidere questo soldato, per favore? Io non ho... Beh, questo team è palesemente incapace di fare danno. È davvero difficile che vincere con un team del genere. Speriamo che nella prossima partita vada meglio. Anche loro avevano una di loro? Una di queste Kiriko? Ovviamente sono il migliore della partita soldato che preme Q e poi fa tutto il gioco. Vediamo, eccolo qui. Ha già premuto Q. Guardalo, fortissimo. Ah, contro di me non ho più usato poi la ultimate, solo che ero talmente davanti a lui che bastava premere R per vincere. Comunque, prima partita fatta, andiamo a fare la seconda partita con Kiriko. In arrivo a Idio. Ok, andiamo di Kiriko. Prendiamola e vediamo un po' come va la partita. Le abilità comunque anche se servono ripasso alla fine sono queste. Cioè la Q è praticamente un buff gigante che dai ad area. Aumenta la velocità di movimento, la velocità d'attacco e i tempi di recupero degli alleati presenti lungo la sua scia. Praticamente un buff gigante. Poi per il resto c'è Curi. Curi e fai danno in questo modo, ma è un danno irrisorio. Cioè il danno questo dovrebbero aumentarlo perché non ha alcun senso che sia così basso il danno. Non ho visto poi alla fine quante cure ho fatto rispetto all'altro avversario per vedere come ero andato, se bene o male. E vediamo un po'. Non ho visto anche i danni che avevano fatto i miei rispetto agli avversari. Ora abbiamo un Rodog, decisamente più interessante magari da tenere in vita. Cosa? Vabbè, tanto mi posso teletrasportare, per carità. Ma non credevo si cadesse qui. Vabbè, dai, è iniziata bene la faccenda qua. Dovrei arrivare là, sì. Appena posso mi teletrasporto, raga. Eccomi. Vai, vai. Sto healando a manetta. Oh, io sto curando, raga, il possibile. Guarda lì, full vita di nuovo. Mi butto lì, faccio qualche danno, ma... Boh. Non so quanto convenga, sinceramente. Vabbè. Come gameplay questo non sembra molto interessante, devo dire la verità. Il buff è interessante. Vabbè, vai più ancora più lontano, mi raccomando. Come la Comoredi. Non muore? Ma scusa, mica l'aveva grabbata Rodog. Vabbè. Sbaglio o no? Forse non l'aveva grabbata Rodog. Niente, però ragazzi, il danno di questo support è davvero inutile. Cioè.
non ha alcun senso giocarlo, secondo me. O forse non ho ancora ben capito come si giochi. Però boh, cioè, non mi sembra particolarmente forte, devo dire la verità. Le cure non sono tantissime, anzi, cura molto di più Mercy o Moira, quelle cose lì. Diamo un'occhiata alle cure che abbiamo fatto per ora. 3800. Ho curato più di tutti. Ho curato più di tutti, ma il mio team non riesce a fare comunque una sega. No, no, stavo per teletrasportarmi. E il primo round perso. Team sbilanciatissimo. Cioè, guardate le cure che ho fatto, scusatemi. 4000. Ho curato più di Mercy. Vuol dire che Mercy non sta facendo una sega. Dall'altra parte, ho fatto poco danno, questo è vero. Il loro support, la loro Kiriko, sta facendo più danno. La precisione è bassissima, come è giusto che sia con un proiettile di questo tipo. Che precisione vorrei mai avere. Insomma, due effetti negativi purificati, tre assist con stacco scatto di Kitsune. Quindi là alla fine la ultimate era servita perché abbiamo ucciso tre persone. Raga, qua tosta. Però voglio far canestro. No, dai, ho beccato il coso di sopra. Vai, andate avanti, mi teletrasporto io. Tac. Ma per curare pure un casino. Il problema è che il mio team non fa danno. Boh, non... Dove sei? Vai, curati. No, ma è molto meglio curare questo campione. Cioè, far danno non ha senso. Non fai comunque danno. Aia. Mi sembrava un alleato quel tipo che mi veniva addosso. Volevo teletrasportarmi già quando l'ho capito, ma non ce l'ho fatto, non l'ho fatto in tempo. Niente, comunque sì, team gap assoluto. Cioè, il mio team non esiste praticamente. Muoiono come delle pippe in continuazione. Non uccidono nessuno. Ma perché non posso teletrasportarmi, scusa? Cioè, se mi stanno colpendo non posso teletrasportarmi? Questo però non viene spiegato nella descrizione dell'abilità, che se vieni colpito nel frattempo non puoi teletrasportarti. Perché lì Mayusk l'ho premuto a manetta. Questo... niente. Questo evita le mie cure. Niente. Niente qua, ragazzi. Questa è un'altra partita di merda. Cioè, sono quello che ha curato più di tutti nel team. Ma non... non serve a niente a quanto pare. Cioè, in questo gioco essere dei bravi support non vuol dire niente. Cioè, essere bravo a curare effettivamente non ha molto senso questa cosa. Perché nelle altre partite vedevate che gente che veniva curata a manetta poi faceva dei bordelli di danno. Qua manca la gente con le mani. E niente, Fara è andata avanti, è morta. Posso teletrasportarmi, grazie. L'abbiamo preso? Cerco di arrivare là, ma è un po' difficile. Appunto. Scaccio via il male. Paura di teletrasportarmi su Farah perché... se poi tipo sta volando in culo muoio. Curati, curati. Curati. Bravo. No, sto per tirare la ultimate. Vabbè, non sarebbe servito molto qui. Ah, l'ho tirata. L'ho tirata, ma siamo morti comunque. Cioè, erano già morti tutti probabilmente. E niente, qua raga, team gap assoluto. Spero che nella prossima partita cambi qualcosa, perché davvero... due partite di fila con della gente senza mani, praticamente. Allora, dato che non mi interessa vedere sto tipo con una shot a tutti, 6000 di cure, il mio team 0 danni. Boh, va bene.
Il loro Luzian aveva 6.000 danni, il nostro ne ha 2.000. Mi sa che abbiamo individuato chi era il punto debole della squadra. Facciamo l'ultima partita con questa champion, Kiriko, e del video essenzialmente. Andiamo subito in partita. Prendiamo la nostra Kiriko e andiamo. Giustamente, appunto, non ha il modello Overwatch 1 perché è il champion, l'eroe nuovo uscito con Overwatch 2. E vediamo se questo team sarà in grado di fare un po' più di danni. Comunque è molto utile il fatto che con Tab ti facciano vedere i danni e le Troverò una cure via. dei tuoi amici, anche dei tuoi nemici. Dove credo di Così si capisce crederti? subito chi non sta performando, cioè almeno capisci subito qual è il motivo per cui tu magari stai perdendo, stai vincendo, che potresti anche Hai un essere tu cerotto? stesso, eh. Cioè magari tu vedi Dimmi che il sei perché. un support che ha curato Una via dei 2000 e cerotti? dall'altra parte c'è un Beh, support che ha suppongo di curato no. 6.000, dici, forse quello è il motivo per cui stiamo Adesso si fa perdendo. sul Nella serio. partita di prima, vedete, io ero il support che ha curato 2000. Quella non so dove sia andata, buggato. Boh. E avevamo un danno che aveva fatto 2000 di danno, insomma. Era proprio il massimo. 5, Utile 4, comunque, uno strumento utile 3, per capire 2. se stai sbagliando e in caso chi stia sbagliando. Ok, qua sto sbagliando io, via. Fatti curare. Dai, continuiamo a curare la nostra Marisa, che si attira tutto il fuoco degli avversari. Curo anche te. Niente. Quello è un tizio che non sa giocare, evidentemente. Il mio regalo per te. E sto continuando a curare, ragazzi, perché qui non è che possa fare molto altro. Raga, però, cioè, boh. Muoiono tutti, non è possibile. Lascia che ti riequilibri. Niente, sono ancora con gente che non sa giocare, ma come mai? No, ma non ha senso attaccare con questo campione qui. Cioè, curi talmente, fai talmente poco danno e curi talmente tanto che attaccare è proprio stupido. Niente, Siamo in volevo vantaggio. teletrasportarmi da lei, ma buonanotte. Ci sono. Niente, morta appena mi teletrasporto qui. Ragazzi, boh. Cioè, è impossibile giocare con un team del genere, però. Vi rendete conto, vero? Guarda un po' te. Guarda un po' te. A quanto pare Kiriko attira gli scarsoni. 1600 di cure! Cioè, sono quello che ha Ripigliare. curato più di tutti! E il mio team non ha fatto una sega! Niente! Oh, curiamo Moira! Da mo' che siamo in inferiorità numerica. Eccomi. Come curare un'ombra? Si parte, via. Guarda qua quanto sto curando. Trova la Kitsune mi guidi. Lo spirito della volpe sfida. Potete uccidere qualcuno, per Equilibrio. favore? Sono con te. Sotto la mia protezione. Va bene, l'universo canta per te. Obiettivo A conquistato. Quello là sta Stabile. morendo? Spostiamo Ok, no, questo è caos. arrivato. Come curare un'ombra? Non conviene, non conviene fare danni davvero con questo campione. Oh, ho ucciso qualcuno! Wow! Eccolo, nascondiamoci. Era là in fondo. Guarda come ti curo, guarda come ti curo. E niente.
Quanto pare più cure di così non possono andare. Sono con te. Vediamo chi vince. Lui ovviamente. In forma e pronta. Ehi là. Grazie. Allora, questo support è utile perché si è molto sfuggevole. Quindi se è difficile da uccidere, può anche essere un buon bait in realtà. Curi a manetta, perché stai davvero curando a manetta. Quella l'ho tirata un po' a caso. Vorrei davvero vedere quante cure ho fatto a fine partita. Trova la forza nella natura. Muori, muori, muori. È morto il Bastion, sì. Via, 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 via. No, mi hanno colpito, mi hanno ucciso, mannaggia. Vediamo quante cure ho fatto. 4500 cure, guardate il loro support. Certo, loro si concentrano di più sul danno, per carità. C'è anche il nostro, la nostra Moira, comunque, ma come è giusto che sia. Cioè, loro sono support che si possono concentrare sul danno. Moira tira una palla e fa 5 miliardi di danno senza fare un cazzo. Io devo effettivamente mirare la gente. Ma chi deve venire qua così ti curo, grazie. Ok. Oh oh! Chi è che mi ammazza qui? Via! Tiro una cura e niente, sono morto. Sono scappato da una parte per morire dall'altra. Però ho tirato un altro po' di cure in giro. Wow, fortissima Moira. Avete visto come fa a far danno Moira? Difficilissimo. Dai, dai, che ci arrivo là. Posso teletrasportarmi? Dai, forza. Fammi arrivare in range. Vorrei teletrasportarmi. Grazie. Oh, eccoci qui. Posso curarti, per favore? Fatti curare. Grazie. Dov'è il nostro tank? Giusto per capire, no? Come curare un'ombra? Attenti, attenti. Devo curare, devo curare. Ah, niente, ci ho provato. Tirato la ultimate, ma... la ultimate di Sigma, questo qua, ma mi ha camperato a bestia. Ma guardalo com'è che stronzo, mirava proprio a me. Devo farmi furba. Non mi può curare. Vai, 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 puro. Ah, ma tu eri tornato indietro fino a questo punto aspettando una cura, posso di star là? Con due support che sono desiderosi solamente di curare. Vai, vai, ti curo, ti curo. Grazie per il tuo cuore. Squadra nemica annientata, ace. Buono. Riesco a curarlo? Sì. Mezzogiorno di fuoco mi ha ammazzato, purtroppo. Forse essere riuscito ad evitarlo teletrasportandomi da qualche parte, eh. Per fortuna ne ho uccisi solo due comunque, anche se ho ucciso un support che cura a manetta. Questo support con le cure comunque è atroce, cioè cura tantissimo. Però se gli vai addosso non può fare niente, muore e basta. Palese. Puoi stare un attimo fermo che ti curo, grazie. Ole. Ah però... le cure ti arrivano, bro. Cure ti sono arrivate, eh. Vai. Anche a te. Tutto bene? Vai. Ti sto curando. Riesco a curare un po' di gente qui.
Guardate là dietro però. Attenti, eh. Sono soltanto all'inizio. Si parte, via. Come curare un'ombra. Vai. Ho tirato la E, però non ho fatto un cazzo. Speravo di poter parare la ultimate di Sigma con la E, ma o l'ho tirata troppo prima, l'ho tirata troppo tardi, oppure no, non serve a niente. Non serve usarla per parare qualcosa. Oh, abbiamo vinto? Dai. Almeno, almeno una vittoria, siamo riusciti a farla. Buono in questo video con Kiriko. Azione della partita, vediamo chi è. Doodle204 con Reaper. Indovino? Ha premuto Q. Che strano. Quanti ne ho uccisi? Ne ho uccisi 3. Poi basta, poi si è fermato. Vabbè, anche Reaper è un champion abbastanza facile da usare alla fine. Bell'assassino. Comunque, andiamo a cambiare, ad annullare anzi la coda, perché anche questo video finisce qui. Abbiamo provato Kiriko, il nuovo campione di Overwatch 2, e non è male, cura tantissimo, ma a livello di danni devi essere davvero molto molto bravo a mirare per poterlo fare, e secondo me, visto il danno che fa, vista la difficoltà con cui effettivamente colpisci le persone con il tuo kunai, è molto meglio curare, viste le cure che dà. Cioè, se tu continui a curare, davvero rendi quasi immortale un tizio. Poi quando magari c'è una situazione di burst, una situazione in cui ci sono tanti danni tutti insieme, tiri la E e li annulli tutti praticamente, perché per un breve periodo rendi tutti immortali. E con la ultimate dai un buff gigantesco al tuo team. Cioè, immaginatevi il Reaper con la velocità d'attacco aumentata, ma in generale tutti i champion da danno, o anche tank con velocità d'attacco aumentata. Funzionerà magari anche su Reinhardt, cioè che ti arriva lì e ti tira 5 martellate al secondo. Sarebbe divertentissimo da vedere, non tanto per chi lo subisce, ma quanto per chi lo fa. Quindi grazie per aver seguito questo video, vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!